È qui. E suppongo che voglia che le racconti la mia storia. Magari triste o folle. O magari tragica. I tempi moderni non consentono più l'eroismo. Io penso che si arriva a un punto in cui le regole sociali ti sembrano soltanto vincoli da rompere. Allora io quel punto di rottura lo raggiunsi dopo l'ennesimo atto di violenza carnale che quel fedifrago compiva su me e mia madre. Non era la prima volta che non resisteva alle sue perversioni. Lui stesso ne parlava come un atto sacro, quasi con valenza ascetica, come se io e mia madre fossimo vittime sacrificali da immolare sull'altare dei suoi genitali. Mia madre era una donna sciocca, di una stoltezza disarmante. Continuava ad amarlo. O qualsiasi altro sentimento provasse per quello lì. Insomma, la situazione era diventata disarmante, ma quella sera mi sentivo capace di fare la differenza, di non essere più vittima di quel rito. Non lo feci soffrire. Semplicemente lo uccisi. Il sangue uscì subito, denso, copioso. Una marea rossa inondò le lenzuola del talamo nuziale. Subito mi prese una sensazione di redenzione. Era come se io, uccidendolo proprio in quel letto in cui lui aveva peccato contro l'uomo, lo avessi purificato e lavato via col sangue i suoi abomini e riconsegnato a me e mia madre la pace. Già. Mia madre. Non avevo capito che lo scarto tra me e mia madre, tra me e l'uomo, era troppo ampio. Non aveva semplicemente la levatura morale e spirituale per comprendermi. Mi denunciò. E adesso io sono qui. E lei è di fronte a me. Mi chiami pure assassina. Io preferisco riferirmi a me stessa come un'eroina. Non è stata soltanto vendetta. Con il suo sacrificio io ho riscattato anche la sua vita. Lui ha pagato i suoi errori sulla terra dell'uomo, in modo che la sua anima si possa risollevare nell'aldilà. Eh sì. Ho compiuto anche giustizia terrena. Allora adesso, mio giudice, mi giudichi.